Bentrovati, spero che stiate tutti molto bene. Oggi sono qui per un classicone, come dico io, cioè un video haul, un try on haul di Shein. Piccola premessa, due codici sconto, uno valido che vi dà il 15% di sconto per ordini sopra i 29 euro, e un altro che sarà valido dal 15 giugno, che vi dà uno sconto sempre del 15%, ma senza limite di importo dell'ordine. Io ve li scrivo tutti e due, voi provateli entrambi. Qualcuno delle mie amiche ha già utilizzato il secondo codice sconto ed era già valido, però io ve li lascio tutti e due. Trovate tutto scritto nell'info box. Devo dire che ultimamente con questi due ordini, o ce ne vedrete solo uno, Shein mi ha regalato gioie, mi ha regalato gioie. In particolare, sto filtrando i capi per tessuto, cercando di selezionare dei tessuti un po' più pregiati, ad esempio cotone o lino, e scartando per lo più i capi in poliestere. Vediamo cosa ho preso e iniziamo con un capo non d'abbigliamento, l'unico diciamo gadget, accessorio per la casa, diciamo, che ho preso e che non riguarda il vestiario. Questa è una cosa che io volevo da tantissimo tempo. Questa è una jewelry storage, cioè un contenitore per gioielli, è vellutato grigio, è piuttosto grande, ecco, guardate le proporzioni con la mia testa. E non ci stanno tutti i miei gioielli, ma ci stanno quelli che utilizzo più di frequente e che voglio avere a portata di mano. È divisa, è organizzata in vari scomparti. Qui ci stanno anelli e orecchini, e poi ci sono vari vani che potete utilizzare a vostro piacimento. A tal proposito, vi chiedo se volete una illustrazione più dettagliata in un video della mia jewelry collection, scrivetemelo e vi accontento. Si chiude con questo gancino. Adesso si sono rimbaltati tutti i gioielli perché ovviamente io la tengo in posizione orizzontale. E nulla, dietro è così. E sono contentissima di questa new entry. Ok. Passiamo a un accessorio. A un accessorio, allora, se vi dico estate, a livello di accessori, cosa vi viene in mente? Questa. È una pochettona in paglia e rifiniture in similpelle color cammello. Poi c'è anche una nappina, sempre dello stesso color cammello. Dietro è semplice. È in realtà una sacca che si chiude con un bottoncino all'interno in cotone, sempre color beige scuro nocciola. È una taschina e poi nulla, è un unico vano molto spazioso. Non ha una tracolla, non ha dei manici, si porta così, come una pochette a mano. È molto grande, molto capiente e l'ho già utilizzata. Non è il massimo della comodità, non avendo appunto una tracolla o dei manici, ma è sicuramente molto stilosa. La utilizzerò tantissimo, già lo so. Possiamo passare all'abbigliamento vero e proprio. In primis vi voglio presentare un paio di jeans
È un consiglio che vi do a cuore aperto: date una chance ai jeans di Shein, perché ne ho provati diversi, sono stata un po' sfortunata con le taglie. Trovo che la M che solitamente prendo per quanto riguarda i jeans non elasticizzati, vesta una M un po' più strettina dello standard medio di Shein. Però consultate la tabella delle taglie e provateli, perché a parte che ci sono tantissimi modelli anche molto carini, io intanto sto sudando. Ma poi di quelli che ho preso finora, il tessuto era veramente bello, ben fatto, robusto. E ora vi faccio vedere questo modellino qua. Questi che poi vedrete indossati, magari stavolta vi faccio vedere più capi in un unico outfit. Questi sono dei jeans super a vita alta, ve lo dico, quindi tenetelo presente. Di questo bel lavaggio medio, molto bello, medio scuro direi. Classico 5 tasche. E poi sono lunghi e larghi, larghi, larghi. E terminano con questo taglio vivo con degli strappi. Io sono 1,67, questa è una media, mi arrivano poco sopra la caviglia e sono bellissimi. Unico neo, forse sono un filino strettini, ma penso che cederanno. In realtà mi vanno anche, cioè mi si abbottonano, però essendo tanto a vita alta li sento un po' che mi comprimono in vita, quindi credo che quella mezza taglia in più mi avrebbe fatto comodo. Sono stupendi, non sono elasticizzati ed è una cosa che mi piace moltissimo nei jeans. Vestono benissimo e poi è un jeans davvero tanto robusto che andrà bene sicuramente anche in inverno. Dietro sono fatti così. Vi volevo infine dire che questi jeans sono 85% cotone, 2% spandex e 13% poliestere. Non l'avrei detto, pensavo fossero interamente in cotone. Vabbè. Ho preso poi un blazer, ovviamente, ed è questo il capo più primaverile che ho preso. È un blazer beige, da tanto volevo un blazer beige perché non ce l'ho in questa colorazione. E io utilizzo moltissimo i blazer nelle mezze stagioni. La giacca in questione è questa. Classicissimo, sicuramente in poliestere questo qui. Sì, 95%. È una M, ha una vestibilità abbastanza oversize, è a doppio petto questo, ha dei semplicissimi bottoni neri e nulla, è un blazer veramente discreto, mi piace come mi sta addosso, è quel taglio appunto over che piace a me, la misura è perfetta, ormai la M di Shein è la mia taglia. Dietro è semplicissimo. Ha uno spacchetto al centro e mi piace, il colore è esattamente quello che volevo, un beige intenso, leggermente caldo. Ha le tasche finte, ma mi sa che no, sono finte. No, no, si possono aprire, io non le ho ancora aperte, ma si possono aprire. E nulla, mi piace veramente tanto. Altro capo che è un must nel mio armadio, lo sapete, è la camicia in lino. Io ne ho trovata una su Shein, pensate, 100% lino. Questa fa parte della linea premium, quindi avrà un prezzo forse leggermente più alto.
più alto della media ed è questa. Questa appunto è una camicia di questo color crema con dei bottoncini bianchi e ha le maniche abbastanza ampie, c'è la possibilità di risvoltarle, fermarle con un passante. È appunto un po' più lunga dietro e poi ha questo spacchetto lateralmente, sicuramente la capirete meglio vedendola indossata. E mi piace tanto, è molto oversize, questa è una S e a me sta bella larga, ma non mi dispiace. Perché molto spesso in estate, inoltrata primavera, io utilizzo le camicellino come dei capispalla, quindi aperta sopra una t-shirt è come una giacchina, ecco. E ha questo taschino da entrambi i lati, non ve l'avevo detto. E B, perché il fatto che sia più lunga dietro mi fa impazzire, cioè la immagino in mille modi, con un paio di jeans a zampa, appunto tipo giacchina, sopra un costume da bagno in estate all'ora dell'aperitivo. Mi piace tanto 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 tanto, si può diventare anche quasi un cafcano d'estate, ecco. Ed è questa qui, l'ho già utilizzata tantissimo e la sto amando. Lino non trasparente, direi quasi per nulla trasparente nonostante la colorazione chiara, quindi promossa al 100%. Altro capo super estivo e super nel mio stile, un po' la parte bon ton vintage che alberga in me, è questo vestitino. Allora, questo è un vestitino midi color verde menta, è fatto con una sorta di bustino superiormente che termina con queste bretelline che hanno dei volant, vedete, ha uno scollo, come dire, a cuore, no? A cuore, con delle riprese qui e con la forma della coppa, quasi come se ci fosse una coppa, ma in realtà non c'è nessun ferretto, non c'è nessuna imbottitura. Poi ci sono dei bottoncini in legno e poi sotto il seno parte la gonna che è svasata lunga fino a metà polpaccio, quindi è un abito midi, è un po' dallo stile retro campagnolo vintage, non lo so. Di questo vestito mi piace A, il colore, B, il modello e C, il tocco femminile che mi dona immediatamente appena lo indosso. E i bottoni continuano, aiuto, i bottoni continuano per tutta la lunghezza del vestito. E lo trovo adorabile, adorabile e stupendo. Non trovate? Questo qui è in 100% cotone, una favola. Fresco, adatto all'estate, perfetto, perfetto per le sere d'estate, ma anche per una passeggiata diurna al mare, in montagna, in campagna, in città, dove volete voi. Poi, parlando ancora di vestitini, ne ho preso anche un altro di genere completamente diverso. Non l'ho ancora stirato perché è un abito lungo che devo accorciare di 4-5 cm. Allora, anzitutto anch'esso è 100% cotone perché fa parte della ricerca che ho fatto filtrando per tessuto e vi ricordo questa funzione sul sito di Shein che è fondamentale se volete appunto filtrare tessuti più naturali, più freschi e eliminare quelli sintetici dalla vostra selezione. Questo è un abito di quelli proprio che gridano estate. Anzitutto questo color terracotta è fantastico, ma immaginatevelo, già così sta bene, immaginatevelo con l'abbronzatura, cosa sarà?
è semplicissimo il concetto. Spalline regolabili, insomma bretelline, e poi svasato lungo, lungo, lungo. Sul seno poi è completamente svasato sino al fondo. Vestibilità ampia, ho preso una S ed è comunque ampio, ma mi sta bene. Questo lo dovete vedere indossato perché così non rende. C'erano diversi colori, c'era sicuramente nero, bordeaux, forse un verde. Date un'occhiata perché questi sono gli abiti che praticamente con cui ci fate tutta l'estate. E infatti non escludo di prenderlo anche in un'altra colorazione. Bello proprio. Sono dei sandali color nude con un tacchettino comodo squadrato in legno, saranno 7 cm. È formato da alcune fascette sul collo del piede e poi semplicemente questo laccio, vedete comunque che passa dietro la caviglia, quindi tiene il piede abbastanza saldo e poi si arrotola attorno alla caviglia. Lo potete arrotolare intorno appunto al girocaviglia oppure allungarlo per tutto il polpaccio, ma questo effetto schiava a me non piace tanto, quindi io li arrotolerò intorno alla caviglia semplicemente. Allora, ovviamente sono in similpelle. La suola è abbastanza morbida, è una taglia 9, ovvero una 40, un 40. Io ho il 40 ed è perfetta, la misura perfetta, prendete il vostro numero. E che vi devo dire? Io ancora non ci ho camminato, la punta un po' squadrata. Ci ho fatto solo dei giretti in casa e mi sembrano molto comodi. Non potranno durare tanto perché appunto questo materiale sintetico. Però, cioè, quanto sono fighi, quanto calzano bene, mi piacciono un sacco, veramente. E ne ho presi anche un altro paio che vedrete nel prossimo video haul Shein, ancora più belli, non dico altro. Quindi, sì, date una chance anche ai sandali di Shein. Ultimo pezzo, è un costume ovviamente, non potevo non prendere un costume. Ce ne sono troppi su Shein, è così difficile scegliere. Però questo appena l'ho visto sul sito mi ha colpita. Toppino semplicissimo che si infila proprio come un top, è tutto fatto con queste righe di colori un po' pastellosi, no? Un po' desaturati. A me mi dà di anni 90 questa fantasia. Quindi questo è il top. E lo slip, che tra l'altro sta, sono
profumando tantissimo questo costume perché l'ho indossato nel mio primo unico giorno di mare e ha reso veramente bene. E lo slip è questo, semplice, niente di che. Uno slip con i laccetti, a me, io prediligo questi con i laccetti perché non creano salsiccette, insomma non stringono e non creano quell'effetto antiestetico sui fianchi. È uno slip non troppo sgambato posteriormente e nemmeno anteriormente, molto comodo. Questa è una M e mi sta perfetto, io sono una 42-44. Che dire di questo costume? Veramente forse uno dei più belli che ho preso finora da Shein. Insomma, non avevo tantissime aspettative per questo capo e invece devo dire che mi sono proprio ricreduta, mi è piaciuto tantissimo. Ho preso anche un altro costume nell'altro ordine, nel secondo, e non è andata così bene, però lo vedrete successivamente. Nulla amici, abbiamo finito, io spero che questo video vi sia piaciuto, generalmente apprezzate molto i try on haul, specie il mio pubblico femminile, ma non solo, e io mi, cioè, amo proprio farli perché, a parte che sono un'appassionata di moda, lo sapete, ma poi è il mio genere di video preferito da guardare e da fare. Non mi resta che mandarvi mille baci e baciti, baciti, bacetti, baci e bacetti, tanti, 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 tanti baci e bacetti a voi, miei fedelissimi. Grazie per